Allora, noi oggi siamo qui a nome dei genitori del Tiglio, della scuola materna Il Tiglio, anche di alcuni genitori del nido. Ci sono delle disfunzioni, c'è una maestra che è infortunata nella sezione dove è mio figlio, ma il problema può essere allargabile. E, noi chiediamo che quando le maestre sono infortunate, sono in malattia, sono in permesso, vengano sostituite. I bambini non possono essere lasciati con poco personale, il personale non può essere sottoposto a tirare sempre la corda. Chi lavora con il materiale umano, tra virgolette, medici, educatori, non può permettersi questo tipo di stress. Noi non puntiamo mai il dito sulle maestre, loro suppliscono anche troppo il disservizio del comune. Allora, ci devono spiegare come andiamo a quattro giorni così, con il fogliettino appeso fuori dalla classe, ci scusiamo per il disagio, ma il servizio invece che alle 17.30 viene interrotto alle 16. Come mai non riceviamo email, comunicazioni ufficiali, e come possa essere preso per un genitore lavoratore o non il fatto che c'è un servizio che non è quello per cui si paga. Noi da cittadini in primis, da genitori in secondo luogo, ci sentiamo di iniziare a dire adesso basta, a nome dei genitori, a nome dei bambini e a nome delle educatrici che mai alzano la voce. La problematica da quanto tempo si ripete? Allora, dall'inizio della scuola per 2 settimane non sono stati attivati i servizi di supporto e di sostegno. Ci sono diversi casi con la 104, diversi casi anche gravi che hanno necessità di essere seguiti e sostenuti. E non sono stati attivati tutti i posti delle maestre, per cui le maestre si sono trovate a fare supplenze o straordinari. Le maestre di sostegno fanno le supplenze nelle varie classi e non fanno sostegno ai bambini della classe. Quindi dall'inizio di quest'anno, ma la cosa ormai è già da qualche tempo, anche lo scorso anno, un andirivieni di maestre che non è pensabile. Non è così negli istituti comprensivi, è un altro tipo di organizzazione, però non è possibile. Cioè il comune o offre un servizio o non lo offre. Si parla con i genitori e si trova una soluzione insieme. Non possiamo venire a conoscenza di problemi organizzativi così seri della nostra scuola che riguardano i nostri bambini per sentito dire, perché ce lo raccontano le maestre, perché ce lo raccontano i figli e in ultimo da un cartello affisso su una porta. No. Perché voi l'avete saputo così? Noi l'abbiamo saputo così, ce ne siamo accorti, non abbiamo né le orecchie né gli occhi tappati, quindi dal primo di settembre sappiamo. Piano piano abbiamo capito qual era la situazione. Nello stesso tempo, già dall'anno scorso, noi ci eravamo sempre mossi perché il problema già esisteva. E quindi pensavamo che dopo il concorso il problema fosse perlomeno risolto, ma non è così. Non è così, anzi è peggiorato. Il problema non è un'ora e mezza in meno di scuola, non è assolutamente questo il problema. I genitori sono abituati a fare sacrifici per i figli, spostare appuntamenti o prendere un'ora dal lavoro per stare con loro non è assolutamente un problema per noi. Il problema è durante le ore di scuola. Il vostro lavoro, noi siamo genitori, siamo utenti, ma
ma tutte le volte che siamo stati chiamati in qualunque situazione abbiamo fatto esattamente, sai, noi siamo sempre presenti. Quindi questo modo di gestire il personale, io sul paraversante, ignorante in materia, capisco che non funziona, perché non si possono assumere delle persone ma non considerare i ruoli a tempo determinato, ovvero gli insegnanti di sostegno e le sostituzioni. Non è un mistero che ci sia bisogno di insegnanti di sostegno, c'è bisogno tutti gli anni, e voi sapete, alcuni sono bambini che sono già nella struttura, quindi si sa. Non è un mistero che possa succedere a delle maestre di avere delle ragioni per essere assenti, che vanno dall'infortunio sul lavoro a motivazioni anche personali di altro tenore. Queste non sono cose impreviste. Quindi non si può, non è possibile che un'amministrazione non abbia una graduatoria, o non abbia dei soldi, o non abbia un'organizzazione degli uffici per gestire questa parte dei suoi lavoratori. Il fatto che siano stati assunti, spostati dei lavoratori a tempo indeterminato non sposta una virgola su questo problema. I genitori che poi guarderanno, che hanno bambini, ma il problema non è di chi ha il bambino che ha diritto all'insegnante di sostegno, il problema è di tutti, perché il sostegno non è al bambino, il sostegno è alla classe, il sostegno è alla scuola. Quindi no, voglio dire, non i bambini che avrebbero le classi, le realtà che hanno bisogno di un sostegno dal 1° di settembre, questo sostegno che è anzi da 2 anni, questo sostegno spessissimo non ce l'hanno, proprio per quella gestione che lei stava dicendo, cioè perché gli insegnanti di sostegno spessissimo tappano